Martedì sera al Verde Vivo è stata organizzata la cena sociale dell'Associazione Animalista Melampo, titolo dell'iniziativa Evento in Musica nel Bosco, organizzata dalla chef di cucina vegetale Sabrina Peroni e dagli imprenditori Andrea Rossini e Luca Piersanti, che quando sono stati chiamati da Melampo per la preparazione del pasto, hanno deciso di dedicarsi insieme al progetto di donare completamente la cena. Avevamo il piacere di metterci alla prova, volendo portare un concetto di cibo plant-based alla massa, cioè agli utilizzatori quotidiani, dimostrando che il mangiando vegetariano e a base vegetale si può mangiare con tanta soddisfazione comunque. E Melampo vi ha chiamato per realizzare questa cena che voi poi avete deciso di donare in beneficenza. Sì, siamo stati contattati in contemporanea chiedendo Melampo di occuparci del buffet di questa serata e ci siamo incontrati con Sabrina e in breve abbiamo deciso di donare tutto il nostro lavoro a Melampo, perché sappiamo che ne hanno bisogno, quindi se anche altre persone volessero fare altrettanto sarebbe una cosa molto gradita. Anche io sono stata felicissima sia di collaborare con Andrea e le sue pizzerie, sono stati bravissimi, hanno imparato tante ricette vegetali nuove, salvaguardiamo il pianeta perché è la cucina più sostenibile in assoluto, soprattutto anche la nostra che sfrutta prodotti biologici, locali e stagionali, e poi è la cucina che ha il giusto apporti anche di nutrienti, quindi fa bene a noi, alla nostra salute, al pianeta e soprattutto ai nostri amici animali. E sia chiaramente di aderire all'iniziativa di Melampo, che è un canile che io ho da tanto tempo nel cuore, ce l'ho anche a casa perché ho 6 cani presi da loro. La serata è stata un successo con circa 130 partecipanti, accompagnati dalle delicate note del gruppo Sentieri Musicali. Alla cena hanno partecipato con grande entusiasmo anche il sindaco Luca Serfilippi, l'assessore alla tutela degli animali Loredana Magherlino ed Emanuela Giovannelli, responsabile dell'ufficio ecologia urbana del comune di Fano. Ricco il menù proposto, completamente vegetale, ecosostenibile e che rispetta gli animali. Quanto sono importanti queste iniziative per la Melampo? Per noi sono fondamentali perché ci permettono di uscire da quella che è la nostra location tipica. Noi operiamo sostanzialmente nelle nostre strutture, nelle strutture comunali di canile, gattile e oasi felina. È un modo per entrare in un contatto diretto con i nostri sostenitori e tutte le persone che apprezzano il nostro operato e che ci vogliono bene. Diciamo ai nostri telespettatori che ci stanno guardando come possono fare per aiutare la Melampo. Con il volontariato in struttura, ma un volontariato che non deve essere necessariamente il volontariato con il cane all'interno dei recinti o con il gatto nelle oasi o in gattile, ma anche un volontariato che va a sfruttare le abilità, le inclinazioni delle singole persone. Dove si possono trovare tutte le informazioni? Allora, sulle nostre pagine Facebook, Associazione Melampo Fano o Gattile Melampo Fano, nella sezione info si trovano tutte le indicazioni, i nostri recapiti telefonici oppure semplicemente con un messaggio privato sulle pagine. Altri modi in cui i nostri telespettatori possono aiutare la Melampo? Allora, noi fuori dal canile abbiamo 2 bauli in cui potete lasciare coperte, asciugamani, lenzuola che non usate più. Ci sono tante cose che magari le persone pensano che non ci possano servire, ma noi in canile abbiamo un grande progetto che è il progetto che riguarda l'arricchimento ambientale, quindi pedane, se avete giocattoli vecchi che non usate più. Perché tu sei un'istruttrice cinofila. Sì, esatto, e quindi mi occupo anche di tutta la parte relativa all'arricchimento e alla vita che poi questi cani fanno in canile, perché speriamo sempre che arrivino delle adozioni, ma poi magari queste adozioni non arrivano e questi cani vivono con noi in canile per tutta la loro vita, quindi deve essere quanto più ricca possibile. Una serata incantevole per ricordare che Melampo ha bisogno di sostegno e iniziative come queste sono d'esempio per tutti.